ieri, 29 settembre. Guardavo il mondo. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise. E ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto, come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi. Cosa mamma sotto braccio lei stretti verso casa abbracciando lei quasi. Se non ci fosse che quasi come se non ci fosse che lei. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto. Di colpo volo giù dal letto e corro lì al telefono. Parlo, rido e tutto. Non sai perché perché parlo di tutto, non sai perché. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Thank you. Grande. Grazie. Grazie Giuso. Grande Maurizio. Bianca, ciao. Come stai? Bene, bene, bene. Tu, insomma, Maurizio, fai parte di quella generazione che veramente sognava di cambiare il mondo con la moda, con le rivoluzioni, con la musica. Eh sì. Ma la domanda che ti volevo fare era questa. Ma poi, pensi di esserci riuscito davvero a cambiare il mondo? No, io adesso no, io no. Il tuo mondo, il mio mondo sì, l'ho cambiato, ma non quello di tutti purtroppo. Grazie, grazie mille. Prego. Tu, tra l'altro, insomma, hai conosciuto Lucio Battisti e ci fai capire qualcosa, Lucio, che ce lo faccia conoscere meglio. Lucio, nonostante quello che è stato detto poi più tardi, Lucio era una delle persone, Giulio può testimoniare, era una delle persone più simpatiche. Cioè io passavo delle giornate con lui a morire dal ridere e l'ironia era la nostra, sia mia che sua, era la nostra chiave di vita. E c'è una cosa che vi devo dire troppo bella. Lucio era un po' tirchio ovunque, anche nel, ma era un po' tirchio non faceva complimenti. Cioè questa è la terza canzone che hanno scritto insieme, giusto Giulio? Lucio e Mogol, e insomma questa canzone l'ha portato molto su. Mi ringrazierà in qualche maniera? Niente, proprio non mi ha detto mai bravo, grazie. Un giorno stavamo in studio a incidere una canzone insieme, o forse collaboravo con lui a realizzarne qualcuna delle sue. Mi guarda e mi fa: Amori, ti devo dire una cosa. Dico: dimmi. Io ho imparato a cantare da te. Oh, Lucio, grazie, finalmente, dico grazie. Direi che è stata una cosa molto importante. Però è andata avanti, ha detto, però
ho corretto i tuoi errori. Cioè, dai! Fantastico. Maurizio Vandelli! Grazie! Grazie.